Se ad una prima occhiata questi due broker possono sembrare molto simili, beh, in questo mega confronto ti renderai conto che le differenze ci sono e sono anche molto importanti da conoscere. Passerò ai raggi X sia Trading 212 che Trade Republic, in modo tale che alla fine di questo video tu possa scegliere uno piuttosto che l'altro con le idee chiare. Troverai sempre i link per scaricare sia uno che l'altro in descrizione, ma non perdiamoci chiacchiere e cominciamo con la recensione. Amici, benvenuti, io sono Don Maglio, sono un giovane investitore e sul mio canale aiuto la gente a crescere finanziariamente, a risparmiare con costanza e soprattutto ad investire. Se stai pensando di iniziare ad investire utilizzando o Trading 212 o Trade Republic, beh, ottima scelta perché sono due broker assolutamente fantastici. E seppur questi due broker possono sembrare molto simili fra loro, la tua scelta deve essere ben ponderata perché ci sono caratteristiche in uno che non sono presenti nell'altro e viceversa. Ma togliamoci subito il dente, come ogni mia recensione partiamo dalla cosa più importante, ossia la sicurezza. Partendo dal presupposto che se non fossero stati sicuri sul mio canale sicuramente non li avreste visti, Trade Republic ha sede in Germania e supervisionata dalla nostra Consob, dal corrispettivo della Consob in Germania, e tutela i nostri fondi fino a 100.000 euro. Dal canto suo però Trading 212 ha sede in UK e tutela i nostri soldi con ben due assicurazioni che tutelano i nostri soldi: la prima fino a 20.000 euro garantita dall'ICF, la seconda fino a 1.000.000 di euro garantita dagli OID di Londra. Che scegliate uno piuttosto che l'altro, per quanto riguarda la sicurezza potete stare assolutamente tranquilli. Mi raccomando, rimanete concentrati perché alla fine del video tratteremo quello che probabilmente può far tendere la vostra scelta, ossia i costi. Ma adesso passiamo a un altro punto fondamentale, ossia gli strumenti finanziari che possiamo acquistare su questi due broker. L'applicazione di entrambi i broker è fatta bene, ci metterete veramente pochissimo ad ambientarvi a capire dove si trova tutto. Su Trade Republic potete acquistare azioni ed ETF anche in modo frazionato, così come anche le criptomonete. Criptomonete che non sono presenti invece su Trading 212, ma dal canto suo, oltre a darvi la possibilità di acquistare sempre azioni ed ETF, anche in questo caso frazionate, vi dà la possibilità di lavorare sui CFD. CFD che personalmente io non amo e quindi non tratterò nei miei video. Sappiate solo che in fase di registrazione potete scegliere se scaricare l'applicazione per l'investimento normale, quindi in azioni ed ETF, o la parte relativa ai CFD. Trade Republic quindi risulta l'opzione più completa, poiché ci dà la possibilità anche di acquistare le cripto. Però a livello di strumenti e quindi di ETF proprio che potete acquistare, beh, sono molti di più su Trading 212. Ed è proprio in merito agli ETF che passiamo al punto fondamentale per tutti gli investitori di tipo passivo come me. Sto parlando ovviamente dei piani d'accumulo. Ed un aggettivo che accomuna entrambi i broker è la parolina gratis. Infatti sia su Trading 212 che su Trade Republic i piani di accumulo sono praticamente a costo zero. Parleremo approfonditamente dei costi reali fra qualche minuto, ma rimanendo in tema di piani di accumulo, abbiamo detto che entrambe le piattaforme ci permettono di farlo in modo semplice, ma una delle due lo fa, secondo me, in modo molto migliore. Ci troviamo su Trade Republic, andiamo sull'ETF che ci interessa. Ovviamente possiamo fare allo stesso modo anche per quanto riguarda le azioni e le cripto. Clicchiamo su piano di accumulo. Decidiamo la frequenza di acquisto, decidiamo di comprare il primo del mese o a metà del mese, scegliamo l'importo, che però vi ricordo deve essere di almeno 10 euro, e stop. Abbiamo creato il nostro piano di accumulo. Ora vediamo il piano di accumulo di Trading 212 e poi vi dico una cosa che forse non avete notato. Qui siamo su Trading 212. Su Trading 212 esiste una funzione meravigliosa che vi permette di creare il vostro portafoglio e di vedere come ha performato negli ultimi 5 anni. Questa caratteristica l'ho ampiamente raccontata in un video, vi lascio il link qui nelle schede giù in descrizione. Ve lo faccio vedere brevemente. Andiamo su Crea un eurogramma, cerchiamo gli ETF che comporranno il nostro portafoglio, decidiamo il peso da dare ad ogni ETF del nostro portafoglio di investimento ed è qui che succede un'altra cosa meravigliosa, ossia l'auto-invest. Possiamo scegliere infatti per quanti anni implementare il nostro piano di accumulo, se farlo una volta al mese,
ogni 2 mesi e così via, scegliamo il giorno e se vogliamo possiamo impostare anche un deposito iniziale. Una volta fatto questo potremo investire nel nostro portafoglio a partire da pochi euro. Ora, chi di voi l'ha notato? Ipotizziamo di utilizzare gli stessi 3 ETF che abbiamo visto in questo esempio e di creare un piano di accumulo sia su Trading 212 che su Trade Republic. Ipotizziamo anche di avere solo 100 euro da investire ogni mese. Su Trade Republic dovremmo creare un piano di accumulo per ogni ETF che abbiamo deciso comporrà il nostro portafoglio. Quindi, nell'esempio che abbiamo visto, dovremmo spendere 70 euro ricorrenti in piano di accumulo per quanto riguarda il WWCE, 20 euro per quanto riguarda l'ETF dei mercati emergenti e i restanti 10 euro sull'ETF che replica il valore dell'oro. Su Trading 212, grazie a quella fantastica funzionalità, noi non dobbiamo fare tutto questo lavoro. Ovviamente sono dettagli, ma nel lungo periodo è sicuramente qualcosa che può aiutarci a risparmiare del tempo prezioso. Saranno pure delle piccolezze, però mi sembrava giusto farvele notare. Passiamo al tema della tassazione. Come si pagano le tasse scegliendo uno o l'altro broker? Anche qui vi accorgerete che per quanto simili questi due broker lavorano in modo diverso. Infatti entrambi lavorano in un regime cosiddetto dichiarativo, che per qualcuno può essere un contro, ma vi posso assicurare che in realtà è molto meglio questo del regime amministrato, e se vi interessa la mia opinione fatemelo sapere nei commenti che ci faccio un video ad hoc. Ora, dicevamo, entrambi i broker lavorano in un regime dichiarativo, ma Trade Republic, così come fa DeGiro, che sicuramente è uno dei broker più famosi e che sicuramente conosci, rilascia a fine anno una certificazione con tutti i dati. Basta portare poi quel foglietto al vostro commercialista e se la vedrà lui per fare la dichiarazione. Per quanto riguarda invece Trading 212, questo non avviene. Sarete obbligati a scrivere all'assistenza super gentile, super presente, potete scrivere anche in italiano nonostante loro parlino inglese, per richiedere il resoconto di quelli che sono le vostre movimentazioni per poter pagare le tasse in Italia. Ragazzi, vi posso assicurare che il lavoro di ricerca che c'è dietro a questo confronto è davvero tantissimo. Se lo apprezzate fatemelo sapere con un like. Ora passiamo alla questione dei costi. Qualunque sia il broker che andrete a scegliere, per quanto riguarda la parte di piano di accumulo, sia uno che l'altro, e quindi sia Trade Republic che Trading 212, danno la possibilità di creare dei piani di accumulo a 0 euro. Per tutte le altre operazioni, invece, Trading 212 è totalmente gratuito, mettete solo in preventivo lo 0.15% qualora ci siano dei costi relativi al cambio. Su Trade Republic invece tutte le altre movimentazioni che non siano piano di accumulo costano semplicemente 1 euro. In entrambi i casi, qualunque sia la vostra scelta, non è sicuramente quella dei costi a far pendere l'ago della bilancia da una o l'altra parte, poiché i costi sono irrisori sia da una parte che dall'altra. Riepiloghiamo tutti i punti di forza per rendere ancora più chiaro questo video. Numero 1. La sicurezza è al top sia in uno che nell'altro broker, quindi i nostri soldi sono al sicuro e noi possiamo dormire tranquilli. Numero 2. Strumenti finanziari acquistabili. Su Trade Republic abbiamo sicuramente qualche ETF in meno per i nostri piani di accumulo, ma in compenso abbiamo le cripto. Cripto che non sono presenti su Trading 212, ma che in compenso ci dà un numero molto più elevato di ETF da poter acquistare per i nostri piani di accumulo. I piani di accumulo sono gratuiti in entrambi i broker, ma Trading 212 ci permette di farlo in modo più smart e veloce, con l'unico limite di non poterlo fare sulle cripto. Trade Republic invece ci permette di farlo in modo un pochino più macchinoso, ma in compenso ci dà la possibilità di farlo anche sulle cripto. La questione della tassazione invece è identica per entrambi, e quindi entrambi lavorano in un regime dichiarativo, ma Trade Republic rilascerà un documento di resoconto alla fine dell'anno, mentre su Trading 212 dovrete richiederlo. Costi inesistenti in caso di PAC, sia su uno che sull'altro broker. Su Trading 212 anche le altre operatività saranno pari a 0 euro, tranne che in caso di cambio valuta. Mentre per quanto riguarda Trade Republic, tutte le altre operatività che non siano piano di accumulo costeranno semplicemente 1 euro. A questo punto, quale di questi broker andrai a scegliere? Come al solito, resto a disposizione nei commenti. Grazie per aver guardato e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.